Revocati 21 licenziamenti alla RSA Rosa del Marganai. Nella serata di ieri, attraverso un accordo sindacale siglato da CGIL e CISL e UIL, si è conclusa positivamente la vicenda dei lavoratori licenziati nel gennaio scorso. Non si fermano i vili attentati contro i sindaci sardi. L'altra notte ignoti hanno tentato per la seconda volta di incendiare l'auto della sindaca di Villa Cidro. La vettura, una Ford Fiesta, era parcheggiata a pochi metri dall'abitazione della prima cittadina. Presentato a Carboni il fascicolo elettronico del cittadino, un nuovo servizio che consentirà a tutti i residenti di poter fruire comodamente da casa di una serie di servizi erogati dall'amministrazione comunale. Urologia, un'eccellenza della sanità sulcitana. Il primario del servizio del SIRAI Andrea Solinas ieri pomeriggio ha tenuto a Carboni una conferenza organizzata da Unisulchi Sischiglia Network, Università Popolare del Sulcis. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo con una buona notizia perché sono stati revocati 21 licenziamenti alla RSA Rosa del Marganai. Sentiamo meglio i dettagli nel servizio che segue a cura di Francesca Rius. Con un accordo sindacale stipulato nella serata di ieri si è finalmente conclusa positivamente la procedura di mobilità che ha preso avvio il 4 ottobre ed ha portato a licenziamento senza preavviso il 20 gennaio di quest'anno di 21 operatori della RSA Rosa del Marganai. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che traggono sostentamento per sé e le proprie famiglie da questo lavoro, si legge nel documento siglato da CGIL, CISL e UIL della Funzione Pubblica. Il licenziamento è stato dunque revocato. Una revoca, prosegue la nota, arrivata in tempi brevi dal punto di vista amministrativo, anche se lunghissimi, per le lavoratrici e i lavoratori che dal 23 gennaio presidiano la RSA a salvaguardia del proprio posto di lavoro. Tutto questo, spiegano i segretari di categoria, è stato possibile grazie all'azione corale di tutti gli operatori, licenziati e non, insieme all'azione sindacale che ha trovato immediato riscontro nelle istituzioni politiche regionali di maggioranza, che hanno capito il dramma occupazionale e trovato le soluzioni percorribili. La speranza, conclude il documento, è che questa vicenda possa riportare serenità e stabilità al fine di poter garantire un servizio di qualità alla collettività del Sulcis Iglesiente e soprattutto per gli operatori del settore, lavoratrici e lavoratori, insostituibile patrimonio di conoscenze e competenze. La sindaca di Villa Cidro, Marta Cabriolu, ancora nel mirino dei criminali. Durante la notte qualcuno infatti ha tentato di incendiarle l'auto. La vettura, una Ford Fiesta, era parcheggiata a pochi metri dall'abitazione della prima cittadina. Il servizio di Giampaolo Cirronis. Vediamo. Buonasera a tutti. Sì, spero che sia una buona sera e presto un buongiorno. Nonostante tutto, per me lo sarà un buongiorno. Siamo a quota 2. Alle 22.20 circa di stanotte ho subito il secondo atto intimidatorio. Il primo era stato il 27 maggio 2017, notte in cui la mia macchina fu incendiata. Oggi, nello stesso modo, qualcuno ha cercato di colpire la mia persona. Una ragazza passava per caso e ha notato le fiamme, ha dato l'allarme e poco dopo la mia auto è stata spenta. Per un po' andrò nuovamente a piedi, camminare fa bene e dove abito io si respira aria fresca e sana. Marta Cabriolu, 37 anni, sindaco di Villa Cidro, ha annunciato così, in un post pubblicato nel suo profilo Facebook la notte scorsa, il nuovo attentato incendiario subito ai danni della sua auto a distanza di 8 mesi e mezzo dal primo, messo in atto da ignoti il 27 maggio dello scorso anno. Marta Cabriolu aveva acquistato un'auto identica, una Ford Fiesta, a quella incendiata nel primo episodio intimidatorio. «Impossibile non chiedermi il perché di tanta cattiveria», ha aggiunto Marta Cabriolu. «La verità è che non ho sprecato troppo tempo a pensarci. Il mio tempo finora l'ho utilizzato per lavorare. Ho una comunità che attende ogni giorno delle risposte e ho un paese da amministrare, il mio paese, il paese che amo e per il quale sto mettendo e continuerò a mettere tutto il mio impegno e la mia passione. Già, perché di questo si tratta. Sto lavorando e stiamo lavorando con serietà ed dedizione per realizzare importanti obiettivi, poco per volta. Stiamo portando a casa risultati che col tempo saranno sotto gli occhi di tutti. Non tollero e non accetto che si voglia a tutti i costi dipingere la nostra cittadina, la nostra Villa Cidro, come un paese dove regnano caos e delinquenza. Non è così. Continuo a credere e sostenere che la nostra sia una cittadina tutto sommato tranquilla, con tantissime persone di buon cuore, generose ed altruiste, persone che stanno bene senza occuparsi degli affari altrui, senza calunniare e infamare il prossimo.
Chiunque abbia fatto questo gesto oggi è solo un piccolo omuncolo senza dignità. Un uomo che si rispetti, quando ha dei problemi li affronta parlando, ha aggiunto ancora Marta Cabriolu, non certo incendiando l'auto del sindaco o di chi che sia. Ancor più che io non mi sono mai sottratta al confronto. Il gesto che è stato compiuto stanotte è da vigliacchi e chiunque sia stato non può rovinare l'immagine di noi tutti. Oltre 14.000 abitanti fanno una comunità, un vigliacco resta sempre un vigliacco. Quanto accaduto oggi, ha sottolineato ancora il sindaco di Villa Cidro, deve mantenere alta nelle istituzioni l'attenzione verso gli amministratori locali, sempre più vessati e sempre più soli. Non dimenticatevi di noi, non possiamo essere aiutati nel nostro gravoso compito solo dalle promesse. I sindaci e gli amministratori locali devono essere aiutati con atti concreti. Maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, attuazione del piano di sicurezza con impianti di videosorveglianza. Attendiamo che la regione pubblichi il bando. Noi siamo pronti. Abbiamo bisogno di un segnale forte, ha concluso Marta Cabriolu nel post su Facebook. E lo stesso deve essere dato ai nostri cittadini. Avanti tutta, forza Villa Cidro. Marta Cabriolu è stata eletta sindaco di Villa Cidro il 5 giugno 2016 con la lista civica Alternativa Civica. Questa mattina nella sala polifunzionale del comune di Carbonia il sindaco Paola Massidda, l'assessore dell'innovazione tecnologica Mauro Manca e il referente di Sistema 3 SRL Andrea Zonca hanno presentato il fascicolo elettronico del cittadino. Un nuovo servizio che consentirà a tutti i residenti di Carbonia di poter fruire comodamente da casa di una serie di servizi erogati dall'amministrazione comunale. Per capire di cosa si tratta, Giampaolo Cirroni si è intervistato l'assessore dell'innovazione tecnologica Mauro Manca. Si tratta di un nuovo servizio che l'amministrazione comunale mette a disposizione del cittadino, è la possibilità attraverso la dotazione di user e password di poter entrare all'interno di quello che è il fascicolo digitale di ciascuno e poter visionare quella che è la propria situazione sia anagrafica che tributaria. Questa vale per i cittadini singoli ma vale anche per le imprese che oltre a poter visionare quello che ho appena detto, potranno anche verificare quello che, come le loro fatture elettroniche sono lo stato di avanzamento delle loro fatture elettroniche, verificando se la situazione dei pagamenti e capendo l'iter procedurale per poter ottenere quello che è il loro dovuto. Per accedere bisognerà dotarsi delle password? Sì, già da domani presso gli uffici dell'ex tribunale, gli uffici demografici, sarà a disposizione il personale che potrà gratuitamente, naturalmente, dare al cittadino tutte le autorizzazioni, quindi con la password di user ID come dicevo prima, per poter ottenere e accedere a questo nuovo servizio. Bentornati in studio. Dopo l'intervento per cataratta, il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna è l'intervento più eseguito in assoluto. Questa patologia colpisce gli uomini, infatti, in una percentuale pari al 50% dopo i 50 anni, aumentando fino al 90% dopo i 90 anni, creando disagi che incidono sulla qualità della vita e che spesso risultano invalidanti. Giampaolo Cirronis ha intervistato su questo tema il dottor Andrea Solinas, che ieri ha tenuto una conferenza presso la sala della provincia del Sud Sardegna, organizzata da Unisulchi Sischiglia Network, Università Popolare del Sulcis. Vediamo. Dopo l'intervento per cataratta, il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna è l'intervento più eseguito in assoluto. Questa patologia colpisce gli uomini, infatti, in una percentuale pari al 50% dopo i 50 anni, aumentando fino al 90% dopo i 90 anni, creando disagi che incidono sulla qualità della vita e che spesso risultano invalidanti. L'ultimo ritrovato per questa patologia è l'utilizzo del laser a Tullio. Si tratta di una tecnologia innovativa in rapida diffusione per i significativi vantaggi che offre, già in uso in Sardegna presso l'azienda ospedaliera Abruzzo di Cagliari ed ora disponibile, quale unico altro centro, nella struttura complessa di urologia dell'ospedale Sirai di Carbonia, diretta dal dottor Andrea Solinas, con evidenti ricadute benefiche sulla salute dei sulcitani che non dovranno più recarsi altrove per sottoporsi a questo intervento. In breve tempo si arriverà ad utilizzare questa innovativa tecnologia con laser a Tullio nella quasi totalità dei pazienti, lasciando il trattamento chirurgico tradizionale ai soli casi in cui le dimensioni eccezionali dell'ipertrofia non permettano alternative. Il dottor Andrea Solinas ieri pomeriggio ha tenuto una conferenza presso la sala della provincia del Sud Sardegna organizzata da Unisulchi Sischiglia Network, Università Popolare del Sulcis.
Vediamo ora l'intervista con il dottor Andrea Solinas. Dottor Solinas, da un anno e mezzo al SIRE di Carbonia, nel reparto di urologia, si interviene con nuove tecniche all'avanguardia che creano una situazione assolutamente nuova per il SIRAI, con il cosiddetto utilizzo del laser a Tullio. Di cosa si tratta? Il laser a Tullio rappresenta una delle ultime tecnologie per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna e ha il vantaggio rispetto alla resezione endoscopica tradizionale di dare meno inconvenienti, nel senso che il paziente va incontro a minori perdite di sangue, quindi un trattamento assolutamente esangue, che quindi trova particolare indicazione ad esempio nei pazienti sottoposti a terapia anticoagulante. Ed inoltre permette anche di mantenere il catetere nel post-operatorio per un periodo di tempo ridotto, uno massimo due giorni. Per cui questo permette una più rapida ripresa del paziente nel post-operatorio e quindi con una dimissione nel giro di uno o due giorni dopo l'intervento. È una tecnica che fino a qualche tempo fa in Sardegna veniva messa in pratica soltanto al Bruzzo. Ora il SIRAI, diciamo, si affianca al Bruzzo e comunque è in una condizione di privilegio rispetto anche alle altre aste della Sardegna. Sì, questo apparecchio, questo laser a Tullio, era presente sino a pochi mesi fa esclusivamente al Bruzzo. Adesso noi, come unica azienda in ATS, abbiamo il privilegio di disporre di questa nuova attrezzatura. Tempi di attesa? Tempi di attesa, diciamo, dal momento in cui vediamo il paziente intorno al mese, mese e mezzo. Cambiamo argomento adesso. Una nuova sentenza disciplina l'utilizzo dei parcheggi, specialmente in ambito condominiale, ma non solo. Ce ne ha parlato questa mattina il segretario della Diconsum Giancarlo Cancedda. Sentiamo. La Corte Cassazione si è pronunciata su una denuncia di una persona che gli è stato proibito di uscire da una strada o da un parcheggio da altra persona che ha messo l'auto di traverso. Ora, la Cassazione dice, a prescindere dal motivo, se discussione, litigio o altro, nessuno può impedire alla libertà degli altri nei liberi movimenti su strade. Pertanto chi ostruisce volontariamente l'uscita o il movimento di un'altra auto è perseguibile per violenza privata, sequestro di persona, quindi con sanzioni e punibilità altissime. Questo succede spesso, purtroppo, sia nei parcheggi condominiali, per litigi, per usi impropri di parcheggio o anche nelle strade pubbliche dove qualcuno parcheggia, se ne va al bar, se non si preoccupa degli altri, questo può essere sanzionato pesantemente proprio per limitazione della libertà altrui, violenza privata. Il camper Camineras fa tappa a Sant'Antioco. L'ufficio relazioni con il pubblico della Presidenza della Regione Sardegna sarà a disposizione dei cittadini in Piazza Italia sabato 17 febbraio dalle ore 9.30 alle 19 e domenica 18 dalle 9.30 alle 18. Camineras è un'unità mobile che raggiunge il cittadino toccando le tappe di un vero e proprio tour in giro per i comuni. Ed esprime l'idea di un tipo di comunicazione istituzionale fatta di interazione e di ascolto. Un'interazione trasparente tra i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione. In particolare Camineras fornisce informazioni sui procedimenti amministrativi e sui servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Il 27 febbraio l'aura consiliare del Comune di San Giovanni Suergiu ospiterà il seminario sugli incentivi per la nascita di nuove attività imprenditoriali organizzato dal segretariato sociale ACLI San Giovanni Suergiu in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il tema sarà Resto al Sud, il bando promosso dal Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno e gestito da Invitalia. Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani tra i 18 e i 35 anni nelle regioni del Mezzogiorno, compresa la Sardegna. L'agevolazione consiste in un finanziamento a fondo perduto del 35% dell'investimento. Per partecipare è necessario avere la residenza in Sardegna o avere l'intenzione di stabilirla. Quarto appuntamento con la rassegna d'arte Sottosopra, l'arte in libertà controllata, ospitata nello spazio espositivo dell'Italy Snack and Wine Bar di Viale Arzi a Carbonia.
Il quarto dei cinque appuntamenti previsti dalla rassegna sarà venerdì 16 febbraio alle ore 19. Si proseguirà sino al 2 marzo con quattro nuovi protagonisti, Yelmo Cara, Martigno Diaz, Stefano Masili e Shikanu. Nuovo appuntamento venerdì 16 febbraio per la rassegna Carbonia scrive. Alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Viale Arzi a Carbonia si terrà la presentazione del libro Valle Hermosa di Guglielmo Maccioni, con proiezione del book trailer creato dall'autore per l'occasione. Il libro narra la storia di un mite orologiaio che passa da un Amburgo distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a un piccolo villaggio del sud Sardegna negli impetuosi anni 70. Una densa saga familiare tra personaggi e luoghi lontani nel tempo e nello spazio, ma intimamente legati da un mistero. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio adesso alle previsioni meteo per la giornata di domani. Seguirà Noas in Cursu, il nostro telegiornale in lingua sarda curato in studio da Guido Caduni. Questa sera alle 21 invece l'appuntamento è con Frontiere a cura di Don Amilcare Gambella. Arrivederci alle prossime edizioni.